Buonasera. Sì, lo so, vi sembra strano vedermi così, sdraiato a letto, ma ho deciso di portarvi a letto stasera, in un posto comodo. Voglio farvi rilassare con un piccolo esperimento stasera, perché durante il video non guarderete me, guarderete una, due candele che dovrebbero essere molto rilassanti. Ma quello che sentirete invece saranno tre poesie recitate e commentate in soft spoken di un autrice molto conosciuto. Sono sicuro che vi piaceranno. Non abbiate paura della poesia. Vi cullerà. Io non voglio perdermi in ulteriori chiacchiere. Non vi trattengo, cominciamo subito il video. Buon proseguimento. Buonasera a tutte e a tutti. Ti prometto, vi prometto, che stasera con questo soft spoken vi farò rilassare. Prima di cominciare a leggere qualcosa di bello, ma anche rilassante per voi. Vi faccio sentire un po' il suono della coperta. È morbidissima, questa è una delle mie coperte preferite. Stasera, invece, leggeremo qualche poesia di Wisława Szymborska, che è stata una poetessa, quindi una donna, che ha vinto il premio Nobel esattamente l'anno in cui io nascevo, cioè il 1996. Sono poesie semplici da leggere, non troppo costruite, e alcuni altri suoi libri che secondo me recano dei titoli molto 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 belli sono Discorso all'ufficio Oggetti smarriti, La gioia di scrivere e Come vivere in modo più confortevole. In particolare questa raccolta di poesie si intitola Amore a prima vista e dovrebbe raccogliere poesie che vanno dagli anni 50, 1954 fino al 2001. Questa poetessa è morta nel 2012, quindi è morta praticamente nostra contemporanea. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e andare subito a leggere la prima poesia. Sentite
come sempre il suono del libro. Poesia che vi leggo stasera si intitola La musa in collera. Il titolo di per sé è già interessante perché la musa è colei o colui, ma nella storia fino ai giorni nostri è stata più associata ad una donna, tant'è che le muse erano anche semidee della musica. Se non sbaglio, semidee nell'antica Grecia. Però la musa è un soggetto di ammirazione, è colei che ispira il poeta alla scrittura e quindi all'arte, a esercitare l'arte. È lo stimolo visivo, uditivo, che sollecita la sensibilità dell'artista e per questo è sempre stata associata all'eleganza, alla compostezza. La musa è quasi una divinità di fronte all'artista che ispira. E invece in questo titolo la musa si presenta caratterizzata da un sentimento che non le apparterrebbe normalmente, ovvero la rabbia, la collera. Perché scrivo canti d'amore così raramente? Questa domanda già prima me la potevi fare, ma tu, come si comporta ogni uomo indulgente, aspettavi la scintilla che in strofa s'accende. È vero, taccio, ma taccio solo per timore che il mio canto in futuro mi dia dolore, che verrà giorno ed un tratto smentirà le parole. Resteranno ritmi e rime, se ne andrà l'amore, e sarà inafferrabile come l'ombra di un ramo. Oh sì, un normale timore mi lega la mano. Questo mio silenzio so però spiegare come incidere su pietra parole audaci, se neppure oso toccare petalo di rosa. Timore arciprudente, tu mi fai paurosa. Quando misi mano al foglio, c'era un altro fra noi. Non attese, corse fuori sbattendo la porta. Se era il vento che entrava, poco importa. Ma se era la musa dei canti d'amore, so che la mia prodezza indignerà i vicini,
Ma dica pure la gente ciò che le pare. Correrò giù e griderò ai 4 venti: Erato, torna, aspetta, Erato, mi senti? Erato deriva dalla parola eromenos in greco, se non vado errato, che significava amanti, così come la parola eros significava amore. Anche se poi l'amore aveva diverse declinazioni e anche diversi termini per essere indicato nell'antica Grecia, come per esempio agape. Ora, è molto bella di questa poesia l'intro, come comincia. Perché scrivo canti d'amore così raramente? E la poetessa non lo sta chiedendo a se stessa, ma allo stesso tempo lo fa domandare ad un'altra persona e lo ammette. Ammette di scrivere canti d'amore raramente, ma riesce anche a darsi un perché. Riesce anche a spiegare come mai. E la paura che sente la poetessa Zimbrowska è in realtà molto più comune di quello che si potrebbe pensare, ovvero non scrive canti d'amore, cosa che invece ha appena fatto e che desidererebbe fare più spesso, per la paura del domani, a frenarla, è quello che potrebbe accadere domani. E quello che potrebbe accadere domani, come tutti noi sappiamo, è che l'amore svanisca, l'amore finisca. E quindi, come ogni buona scommessa, c'è un rischio in amore, e il rischio di perdere. E più investiamo in una storia d'amore, più la sconfitta. Quando arriverà, e se arriverà, sarà difficile da digerire. Eppure, nonostante la poetessa riconosca di fronte a tutti e soprattutto di fronte a se stessa di non scrivere poesie d'amore per questo timore, quando si accorge che forse la musa dell'amore, l'erato, le sia passato accanto, farebbe di tutto per poterlo acchiappare, anche correre giù per strada e gridare. Passiamo però oltre. Passiamo adesso alla seconda poesia, che si intitola Innamorati. C'è un tale silenzio che udiamo la canzone cantata ieri. Tu andrai per il monte e io per la valle. Udiamo, ma non ci crediamo. Nel nostro sorriso non c'è pena. E la bontà non è rinuncia, e più di quanto non meriti, commiseriamo chi non ama. Così stupiti di noi stessi, cos'altro ci può mai stupire? Né arcobaleno la notte, né farfalla sulla neve, ma addormentandoci, in sogno vediamo l'addio, però. È un buon sogno, però è un buon sogno perché c'è il risveglio. In questo caso io credo che la poetessa ci stia parlando di due persone che si separano. Tu andrai per il monte e io per la valle. Prendono due decisioni all'opposto, come se qualcuno andasse a destra e l'altro andasse all'opposto della destra, che è la sinistra.
Udiamo, ma non ci crediamo. Rimane lo stupore. Lo dice anche successivamente, così stupiti di noi stessi, cos'altro ci può mai stupire? Rimane lo stupore, ma non uno stupore meravigliato. No, un altro tipo di stupore. Quello che ti lascia senza più parola da pronunciare. Sì, quello che ti lascia incredulo, quello che ti fa dire. Non avrei mai pensato potesse succedere anche a me. E poi però c'è questo verso che dice: la bontà non è rinuncia. È bellissimo. Sapete perché è bellissimo secondo me questo verso? Perché va in direzione contraria a ciò che normalmente, almeno per quelli cresciuti come me negli anni 2000, negli anni 10, ritenevano e ritengono figo, e cioè la capacità di prevaricare sugli altri, la capacità di farsi cercare piuttosto che cercare, la capacità di essere stronzi. E invece no, qua si elogia la bontà. La bontà non è rinuncia, la bontà non è sconfitta. Potremmo essere buoni senza pretendere dall'altro la stessa bontà. E proprio in questa mancanza di pretesa elevarci come persone, diventare persone migliori. E questo mi fa venire in mente anche un'altra frase di un gruppo musicale che ascoltavo molto spesso. Adesso ascolto un po' di meno, che sono gli Zen Circus, che dicono in una canzone: esser stronzi è dono di pochi, farlo apposta è roba da idioti. Veniamo alla terza ed ultima poesia di oggi. Si intitola La chiave. La chiave c'era e non c'è più. Come entreremo in casa? Qualcuno la potrà trovare. La guarderà. Per farne cosa? Camminando la rigira su e giù come un ferro da buttare. Ma se lo stesso accadesse all'amore che io provo per te, non solo a noi, al mondo intero questo amore mancherebbe. Sollevato nell'altrui mano, non aprirà nessuna casa e sarà solo una forma. E che ruggine la roda, non da carte, astri o grido di pavone, è tratta questa predizione. Questa poesia, io credo, celebri l'unicità di ogni amore. L'amore si presenta con forme similari. Lo dice la psicologia. Noi tendiamo a riprodurre i pattern, cioè gli schemi, i modelli che abbiamo imparato, che ci hanno attraversato e che abbiamo fatto nostri durante le nostre esperienze d'amore. Ma ogni amore è l'incontro fra due persone che portano due pattern diversi, almeno due pattern diversi. E non solo,
Questi due pattern diversi si autointerpretano vicendevolmente e quindi quello che nasce inevitabilmente dall'incontro fra due pattern, fra due partner, gioco di parole, e fra le due interpretazioni che i due partner danno a vicenda l'uno dell'altra, o l'altra dell'uno che dir si voglia, fanno nascere un nuovo amore che non sarà mai completamente uguale a quello passato. E quindi ogni amore è una chiave. E anche se la chiave si perde, anche se l'amore finisce, quella chiave, anche se trovata da qualcun altro, non potrà aprire niente, perché quella chiave apriva quell'amore. E se quell'amore non c'è più, la chiave rimane come una chiave che apre una sola porta che non esiste più. Quella chiave però raccolta da un'altra persona potrebbe diventare un nuovo pattern, un nuovo modello d'amore che quella persona porterà in una nuova relazione. E quindi quella chiave genererà un'altra nuova chiave. Gli unici due versi che fatico di più a capire sono gli ultimi due. Non da carte, astri o grido di pavone è tratta questa predizione. Chissà perché stavolta la poetessa ha intravisto in quello che scriveva non una poesia, ma un atto predittivo, una predizione. Io spero che possiate voi godere della poesia senza averne timore, così come spero possiate godere dell'amore senza averne timore. L'amore e la poesia sono due cose molto, molto simili, si richiamano continuamente da migliaia di anni. L'uno e l'altra. E così come l'amore, la poesia è un'arte e non è per forza difficile e non bisogna per forza capirla, a volte basta lasciarsi cullare. Ecco, io spero di avervi cullato. E vi ricordo che se questo video vi è piaciuto mi aiuterebbe molto un vostro mi piace, un vostro commento, un feedback e un'iscrizione al canale. Vi saluto e vi mando un bacio della buonanotte. A presto, ci vediamo al prossimo video.